Benvenuti ad una nuova puntata di Cani, Gatti e Compagnia. Oggi siamo ritornati nei nostri studi. Saluto subito Natalie, ciao. Ciao Barbara e benvenuti. Quella di oggi sarà come sempre una puntata interessantissima ed oggi abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta una razza canina davvero speciale. Sto parlando del pastore dell'Asia centrale, un cane dal coraggio leggendario con una dedizione straordinaria verso il suo branco familiare, verso il suo padrone, e scoprirete anche che ha un ringhio simile a quello di un leone. Quindi io davvero, Natalie, sono curiosissima, direi che è arrivato il momento di presentare. Proprio state già vedendo i nostri amici a quattro zampe, però adesso salutiamo anche i loro proprietari. Sto parlando di Roberto Paroli, allevatore appunto dell'allevamento Guardiani del Naviglio di Isorella in provincia di Brescia, e suo figlio Michele. Benvenuti. Salve. Salve, buongiorno. Lascio a te l'onore di farci conoscere questa razza, Natalie. Assolutamente, è stato davvero divertente e allo stesso tempo impegnativo, perché averli qui in studio abbiamo dovuto un pochino mobilitarci, ma siamo davvero felici di avervi qui perché sono cani che vanno conosciuti. Per fortuna non sono ancora di moda nel nostro paese, ma iniziano a prendere piede, quindi abbiamo avuto la voglia di averli qui in studio per conoscerli, e soprattutto, come diciamo sempre, cerchiamo di invitare allevatori, buoni allevatori, per capirne al meglio la razza, e soprattutto in questo caso che non è un cane per tutti, e lo capiremo all'interno appunto della puntata. Quindi tanto che sei sul palco, Roberto, vogliamo chiederti di farci vedere il cane. Di solito partiamo un po' dalle origini, come mai l'allevatore si è avvicinato a questa razza, ma lo faremo sicuramente dopo. In questo caso, dato che sei lì sul palco, ti chiediamo di parlarci un po' delle caratteristiche fisiche che deve avere questo cane. Allora, innanzitutto premetto che fa parte della famiglia dei molossoidi, di conseguenza un cane che deve avere una stazza non indifferente. Pelo lungo, pelo medio, pelo raso, anche questo fa parte di una genetica, di conseguenza ci può stare bene tutte e tre le tipologie di pelo. È un cane decorosamente spinto, visto e considerato che è un cane che è abituato a lavorare per i greggi, è un cane che si lega tantissimo alla famiglia, di conseguenza è uno tra i migliori, secondo me, tra gli eccellenti guardiani. Cane che non necessita di niente, vive proprio nel modo più rustico immaginabile, sopporta tranquillamente sbalzi di temperatura anche a meno 20, meno 25 gradi, difatti vabbè, in alcuni viaggi che ho fatto ho visto situazioni più drastiche possibili. È un cane che si affeziona tantissimo al suo leader, accoglie, accetta tranquillamente l'esistenza della famiglia, però poi con l'intruso assolutamente no. È un cane che va gestito veramente bene, è un cane che va fatto socializzare subito dai primi, io oserei dire subito dai primi giorni di vita, perché la mia socializzazione nei confronti dei cuccioli parte già a 10-15 giorni, già con un discorso di olfatto, visivo, rumori. Poi, quando per viene... quanto riguarda il mantello, sono ammessi tutti i colori in questo caso? Allora, lì vabbè, ci sono vari punti di vista, però se partiamo dal presupposto che il vero pastore dell'Asia è raffigurato in diverse tipologie di colori e in diverse tipologie di mantello, oserei proprio dire che sono ammessi comunque tutti i colori, dal tigrato al bianco, bianco e nero, nero, pezzato. Sappiamo che per te è un'eccezione portare i tuoi cani in un ambiente diverso a, come posso dire, alla casa o comunque al loro ambiente di tutti i giorni. So che tu sei in questo caso contrario all'Expo, vuoi spiegarci il motivo? Sono contrario all'Expo. Per questa razza, diciamolo, non in generale, ovviamente. Per questa razza, perché, vabbè, avendo già allevato altre razze, essendo amante vero e proprio del cane, non tollero sinceramente che venga gestito in questo modo. Vedi Expo, vedi passerelle e quant'altro. Parlando prettamente per il pastore dell'Asia centrale, secondo me
è un po' rovinare la razza, anche se tanti sostengono di no, però abbiamo visto in qualsiasi razza hanno voluto portarlo nel discorso dell'Expo, abbiamo visto poi alla fine cosa sia successo. Cioè, fondamentalmente cercare la perfezione in questi cani, quando sono cani aborigeni, sono dei gran bei metici, non riesco a capire il perché cercare la perfezione, quando la perfezione è già il naturale in sé. Dopo, per l'amor di Dio. C'è anche un altro discorso che si lega all'Expo. Sicuramente stiamo parlando di cani equilibrati, perché è molto importante allevare cani equilibrati, ma sono cani che, come vedete, è sul palco, dopo si avvicinerà a noi, perché c'è un motivo. Questo cane non ama la presenza di persone vicino al proprio padrone. Quindi l'Expo, dove il cane viene comunque toccato, spostato dai giudici, c'è giudici, non è l'ambiente adatto per questo cane, che comunque morde, diciamolo. Sono cani che, se devono arrivare a mordere, mordono. È un cane mordace. Io seleziono a livello caratteriale, a livello caratteriale proprio perché ogni famiglia, ogni persona che vuol gestire, che vuole avvicinarsi a questa razza qua, deve essere in grado di gestirla al meglio. Per cui io seleziono tanto il cane, tanto la famiglia. Però quello che mi chiedo io è che se un cane del genere, un pastore dell'Asia centrale, nasce con doti naturali, vedi essere un eccellente guardiano, essere un eccellente cane da gregge, essere l'assoluto protettore della famiglia, come può stare che su un ring gli venga fatto un discorso del genere da uno qualsiasi, venga accarezzato, gli vengano toccati i testicoli, manipolato per vedere... comunque, cioè, certo. C'è qualcosa alla fin fine che a questo cane è stato tolto. Probabilmente anche un filo di orgoglio personale, perché comunque se voi venite a casa mia e vi azzardate a toccare il cane, vi garantisco che già per me è impossibile riuscire a tenerlo. E non ha senso. E non ha senso perché oltretutto andiamo a fare letteralmente il lavoro contrario di quello che percepisce il cane. Cioè, se io devo inibire il mio cane al lavoro che lui è convinto di fare veramente bene, cioè, sinceramente, a livello psicologico... Stiamo parlando della guardia. A livello psicologico andrei a confondere sinceramente tanto il cane. Cioè, se io lo devo inibire, se io lo devo fermare, se io lo devo tenere nel momento in cui lui si esprime al meglio nel discorso guardia, dopo alcune volte io non credo più di avere lo stesso risultato che ho sempre avuto dal cane. Per cui, come è fattibile portare un cane in passerella dove deve stare con tutti, deve essere toccato da tutti, cioè, e pretendere ancora che sia il famoso buon cane da guardia? Ecco, qua stiamo vedendo delle immagini di un tuo cane. Vediamo, siamo a casa tua, nel tuo allevamento, e vediamo che con te il cane è estremamente dolce, giocoso. Quando io provo a avvicinarmi con la telecamera, vediamo che la reazione del cane non è delle migliori. Ecco, a questo punto io ti chiedo, visto l'exploit e la differenza di reazione che ci può essere nei miei e nei tuoi confronti, è lì palese, è lì da vedere, com'è possibile che io su una passerella possa pretendere che uno qualsiasi vada a toccare il mio cane? Ma non esiste, è perché di base fondamentalmente c'è qualcosa che non va. Vediamo che la reazione è fantastica, perché gioca con te ma comunque mi tiene sotto controllo. Un occhio di riguardo per te ce l'ha sempre. Ecco, lasciamo andare anche un attimo le immagini, perché vediamo la dolcezza anche di questi cani. Ma sono estremamente dolci, sono estremamente dolci. Degli orsacchiotti, possiamo definirli, con il padrone. Con il padrone, sì. E con tutti comunque i componenti della famiglia. Esatto, ricordiamolo, perché questi cani, anche con i componenti della famiglia, che possono essere gli stessi figli, i bambini, come si comportano? Allora, per i bambini e per gli anziani devo dire che hanno un occhio in più di riguardo,
per il semplice motivo che li vedono forse la parte un po' più indifesa della famiglia, per cui c'è quell'attaccamento morboso. Difatti io quando cedo un cane in famiglia consiglio sempre di riprendere magari i bambini in caso debbano essere sgridati, abbastanza distanti anche dal cane, perché non è che abbia reazioni il cane, però insomma il cane ai bambini si affeziona molto, diventa un po' proprio il suo custode personale. Negli anziani anche lì riesce a vedere la loro come si può dire, la loro parte più debole, la loro parte debole, diciamo, per cui si accosta molto anche loro. Poi dopo nel vero leader, nel padrone, nel chi lo gestisce un po' di più, c'è sempre comunque un rapporto veramente molto piacevole e un rispetto considerevole, ecco. Intanto chiedo anche a Michele, com'è stato per te crescere in mezzo a questi cani? Oddio, è meraviglioso, perché vabbè, oltre ad aver scoperto una razza totalmente nuova, che si distoglie appunto da quelle che sono le razze precedenti che abbiamo vissuto, è stato meraviglioso, sì, perché è un cane che ti dà tutto, basta poco, basta veramente poco, e è il vero cane. È il vero cane. Quando si dice voglio un cane, credo che questa sia la razza migliore da possedere, perché è il vero cane. Mantiene comunque questo aspetto. Ecco, intanto se magari vuoi provare a avvicinarti a noi sui divanetti, ci proviamo, se si riesce. Sì, per conto suo non è un problema, bisogna vedere se ne voglia di muoversi. Magari allora noi intanto mandiamo una rubrica, cosa Perfetto, dici Barbara? Esatto. Così ci mettiamo sui nostri divanetti comodi. Beh, per parlare un po' delle origini di questo cane. A Perfetto. Più tardi. Benvenuti ad una nuova puntata dell'Istruttore Risponde. Come vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di manipolazione da parte del proprietario, mentre questa volta parleremo insieme a Simona Guidotti, istruttrice cinofila, di manipolazione da parte di estranei, che è forse la parte un pochino più difficile da affrontare. Esatto, infatti a questo proposito esiste un esercizio in particolare della disciplina non agonistica ma sportiva della Mobility Dog. Il primo esercizio che incontriamo è l'incontro con l'estraneo e la manipolazione da parte dell'estraneo. Una manipolazione che in quel caso arriviamo a questo tipo di disciplina è scorretta, tra virgolette, per cui è quella classica che noi incontriamo quando andiamo per strada con il nostro cane. Arriva la pacchetta sulla spalla, la pacchetta in testa sul nostro cane e deve essere preparato ad assorbire una situazione per lui scorretta, perché comunque nel galateo canino l'abbraccio e la mano sulla testa sono delle provocazioni, certo. Esatto, o delle minacce. Ma perché la mano sulla testa per loro è come un segno di sottomissione? No. Sì, possiamo dirlo interpretarlo così. In questo modo. Noi quando vediamo due cani che si avvinghiano o l'altro, o uno dei due va sopra l'altro, sono comunque dei segnali di minaccia, per cui che non aprono una comunicazione così positiva, piacevole, certo. E positiva. I nostri cani devono essere pronti. Cosa vuol dire? Che non devono per forza subirli, ma devono essere in grado di rielaborarli e un po' metabolizzarli, un po' come per noi quando siamo pigiati sull'autobus che scendiamo e dobbiamo essere in grado di dire ok, è finita, andiamo. E in questo caso dovremmo prepararlo proprio durante la crescita o riabilitarlo se ne abbiamo adottato uno. Certo. E la cosa secondo me più importante da fare è un insegnamento che ci tutela un po' da tutti gli imprevisti, è insegnare al cane a rivolgersi a noi quando è in difficoltà. Bisogno. Esatto. Certo. E noi dobbiamo capire se toglierlo o meno da quella situazione. Certo. E in questo momento ovviamente stiamo parlando di adulti, però spesso capitano bambini che appena ti vedono col cane corrono senza pensarci due volte. Sicuramente è molto importante educare i nostri figli al rapporto con gli animali, soprattutto agli animali di estranei, perché non sappiamo come possono reagire.
Esatto, io quando sono in giro con i miei cani dico sempre ai bambini, ai minorenni, di stare lontani, non perché i miei cani siano pericolosi, ma proprio perché so che possono scattare delle situazioni che i genitori possono interpretare anche in modo ambiguo. Ad esempio? Facciamo un esempio molto pratico, ho portato la mia figlia più grande a un corso con me quando dovevo prendere la specializzazione. È corsa in mezzo ai cani, proprio mi è scesa dalla macchina, è volata in mezzo ai cani e ovviamente le hanno abbaiato rincorrendola, ringhiottando. A me non preoccupa perché conoscevo quei cani, sapevo che non sarebbero mai andati oltre, però immagino magari genitori non del settore che si possono spaventare, si possono preoccupare, eccetera. Per cui per i figli non miei meglio tenerli alla larga. E come abituare il cane a un imprevisto di questo tipo? Può succedere che arriva di corsa un bambino, gli prende la testa e gli dà un bacio sul naso. Il cane deve avere la prontezza di rivolgersi al proprietario, di guardare il proprietario e dire: cos'è sta roba? Mi devo preoccupare? Andiamo via? Lo mangiamo? Cosa facciamo? E in quel caso avrà l'autocontrollo necessario e il tempo di reazione sarà dettato dal proprietario. Sicuramente per una persona non esperta non è facile insegnare al proprio cane a stare in mezzo a queste situazioni. Sicuramente è il solito discorso, sembra che tutte le volte lo ripetiamo, però rivolgersi a qualcuno di esperto che ci possa aiutare a capire il nostro cane e soprattutto anche a far capire il nostro cane i nostri atteggiamenti, il nostro, come dicevamo prima, se le nostre paure magari lo possono agitare, eccetera. Se magari il cane riesce a capire la nostra tranquillità, che deve comunque rivolgersi a noi, come stavi dicendo, senza però scattare per forza in aggressività. Esatto. Verso gli estranei, soprattutto verso i bambini, perché sappiamo che purtroppo di casi ce ne sono stati tantissimi. Spesso penso che è giusto anche parlarne in questa puntata. Si è parlato tanto nei telegiornali, sui giornali, eccetera, di aggressioni a bambini e tutte le volte si metteva dalla parte del carnefice il cane. Da una parte posso dire giustamente, perché comunque un bambino non controllato da un genitore non può capire il cane, quindi il cane dovrebbe essere all'altezza di stare in mezzo a queste situazioni, però comunque dobbiamo anche tutelare il cane, perché spesso se il cane non è preparato a queste situazioni, come dicevamo, non possiamo pretendere un autocontrollo estremo. Esatto, bisogna dare al cane la capacità, gli strumenti di conoscere come ci si rapporta con l'ambiente circostante, che per ambiente intendo anche i componenti dell'ambiente dove il cane normalmente vive o va in frequentazione. I casi che dicevi tu purtroppo sono stati di malgestione da parte dei proprietari e quasi sempre le aggressioni avvengono all'interno dell'ambiente domestico. Perché è dove che è il suo territorio. È il suo territorio ed è dove soprattutto il nostro controllo e il nostro livello di attenzione si abbassa. È un argomento molto difficile, anche qua potremmo dedicare una piccola puntata perché purtroppo di aggressioni ce ne sono state davvero tantissime, però se non si impara innanzitutto a educare il nostro cane, a educare i nostri figli, che anche questo è molto importante perché spesso le azioni sui giornali si dà sempre la colpa al cane, ma in realtà purtroppo è il bambino che sbaglia degli atteggiamenti che non sono corretti nei confronti del cane. Il cane purtroppo agisce per istinto, purtroppo comunque è la sua natura agire per istinto. Quindi mi raccomando, controlliamo sempre bene i nostri figli quando sono in mezzo ai cani, che siano anche i nostri cani, perché a volte è capitato anche qualche incidente domestico proprio con il cane di casa. Quindi mi raccomando, penso che sia fondamentale l'educazione. Anche da nostra, di genitori. Sì, assolutamente, trasferirlo anche come messaggio ai nostri figli di una civile convivenza con un'identità diversa dalla nostra. Grazie Simona, noi ci vediamo la prossima settimana e buon proseguimento, arrivederci. Arrivederci. Eccoci qua, abbiamo ricomposto il nostro salotto, ci ha raggiunto Roberto.
Allora, noi vediamo che qui adesso ci sono due esemplari. Sì. L'adulto, di cui ci hai parlato prima, e c'è anche però una cucciolotta. Sì, cucciolotta di 4 mesi e mezzo, quasi 5. Dicevi che loro non si sono mai visti prima. No, questa è la primissima volta, anche perché i box sono abbastanza distanti. E quando lui esce per sgambettare a una zona di privilegio, i cuccioli hanno tutt'altra zona di privilegio. Questa qua sinceramente è la primissima volta che si incontrano. Ecco, qual è il carattere di un cucciolo e invece poi riesce ad arrivare ad un certo equilibrio quando poi cresce? Allora, il cucciolo va prettamente studiato nel senso che va seguito, va gestito nei vari comportamenti, tanto per riuscire a capire abbastanza in fretta quale possa essere in un futuro il suo reale carattere. Non è facilissimo, anzi oserei dire che è una cosa piuttosto complessa, perché ho provato diverse volte a mettere alla prova qualcuno solo guardando la cucciolata, specialmente chi presume di riuscire a puntare il dito e dire questo qua verrà il migliore, e invece vi garantisco che anche gli input che dà il cane stesso sinceramente non sono da prendere in considerazione. Il cane va gestito da un allevatore serio innanzitutto. Soprattutto questa razza. Ragione. Sì, insomma, va gestito da una persona responsabile e dal momento in cui cede il cane deve garantire un'assistenza non indifferente. Assistenza non indifferente, mi permetto di dire, mio figlio lo sa benissimo, che non c'è giorno, non c'è notte se uno è in difficoltà o ha dei problemi, anche a livello di salute, perché generalmente si prende il cane, si parte in clinica, poi alla fin fine non era necessario. Poi quando cominciamo invece di parlare di adulti, non è poi così facile correre dal veterinario, correre in una clinica, tribolare, entrare qua dentro, tribolate, figuratevi voi se io dovessi portarlo in una clinica, quel cane qua, a metterlo su un lettino. Gestione del cucciolo non è assolutamente difficile. Devono seguire tutti i miei consigli, che fondamentalmente sono consigli, permettetemi di dire, una persona specializzata in questa razza. Ad esempio, nel concreto, cosa consiglia una famiglia che porta a casa uno dei tuoi cuccioli? Che tra l'altro, ricordiamolo, solitamente i cuccioli per legge vengono ceduti sui 90 giorni. 60, addirittura ancora meno. Quindi questi cuccioli invece tu li cedi a 5 mesi. Solitamente. Perché? C'è un motivo? Sì. Allora, solitamente 4-5 mesi, come giustamente hai detto tu. Il motivo principale è perché a 60 giorni o è l'eccezione, veramente l'eccezione, e tu devi essere stato un gran bravo a capire tutti i segnali trasmessi dal cucciolo, oppure il tempo minimo per studiare a fondo il carattere di un cucciolo è minimo 4-5 mesi. Poi logicamente si sa, un privato che ha una coppia che decide di fare la cucciolata, prima cosa che vede l'ora di fare è cominciare a smaltire i cuccioli, per cui passato il 61esimo giorno per lui i cuccioli sono disponibili. Spesso ti capita anche di dover risolvere o addirittura prenderti a carico dei cani che provengono da altri allevamenti perché sì, la famiglia non è riuscita a gestire il cane. Addirittura mi avevi raccontato una volta di una famiglia che per entrare in casa passava dal tetto perché non riusciva più a passare dove era il cane. Uscivano dalla finestra, ecco, Della camera da letto, scendevano sulla tettoia, stavano dalla parte dietro del garage, quindi salivano in macchina. Cioè, per far capire che se c'è un errore in questa razza, un errore poi non è indifferente. Esatto, lo paghi. E questi cani spesso finiscono o nei canili o in mano quando non riescono più a essere gestiti dalla famiglia, o non si sa, perché sono cani che per recuperarli comunque ci vuole una persona esperta e non tutti sono capaci, non tutti vogliono portarsi a casa un cane adulto da, come posso dire, da rimettere in pista, da riequilibrare. No, oserei dire, e come avete visto anche dalle immagini, non è semplice gestire un cane adulto. Io premetto,
per un discorso di studio mio personale, per un discorso di avere già il cane con un atteggiamento, un'aggressività, un comportamento, un equilibrio, ho sempre preferito portare a casa cani adulti, non inferiori comunque ai 24 mesi. Vi dico che non è semplice, però vuoi un po' per passione, vuoi perché fondamentalmente il cane non mi fa paura, mi dà veramente tanta fiducia, di conseguenza mi posso permettere tranquillamente di portare a casa soggetti adulti. Nei confronti del privato, fino a un anno va tutto bene, specialmente da quel privato che non viene poi assolutamente gestito dall'allevatore, perché questo comunque succede a chi vede l'ora di sbolognare il cucciolo o cucciolone e poi ti lascia così, alla tua esperienza, qua si appoggiano su internet, vanno nei forum, chiedono ma il mio no, il mio sì, e lì comincia un po' una sorta di difficoltà pesante. Per il semplice motivo che solitamente i consigli, se si può dire, più stupidi arrivano dalle persone che non sanno assolutamente neanche che tipo di razza sia questo cane. Ti viene consigliato come se fosse il classico Labrador che, mi raccomando, portalo a scuola, ci vuole un'istruzione, ci vuole uno con polso e deve... Cioè, lì praticamente vai a metterti in croce, vai a metterti in croce per il semplice motivo che qui ci vuole innanzitutto nessun tipo di addestramento e questa è la cosa primaria per questi cani. E in più bisogna solo saperlo gestire, bisogna che tu abbia in parte un allevatore anche solo per mezzo telefonico che ti dica guarda in questo periodo il cane reagisce in determinato modo. Nei prossimi mesi vedrai che aumenterà da una parte, calerà dall'altra. La socializzazione, cioè se tu vai a prendere un cucciolo da chiunque, senza passare da un buon allevatore, se tu vai a prendere un cucciolo da chiunque, l'unica cosa che ti può dire è sì sì no, tu fallo socializzare, tienilo in casa, coccolatelo tutti, va bene. Partiamo però dal presupposto che per avere un eccellente guardiano la socializzazione è fondamentale. Oserei dire che per un raggiungimento perfetto a livello caratteriale e di equilibrio la socializzazione è molto importante. Tu cosa intendi? Cioè a livello pratico cosa consigli? A livello pratico consiglio innanzitutto lo svezzamento da parte dell'allevatore, per cui il guinzaglio, portarlo in passeggiata, partendo da strade meno battute, arrivando a strade un po' più frequentate, sia da mezzi che da persone. Una volta portato a casa è indispensabile dargli un minimo di 8-10 giorni perché si ambienti al nuovo territorio, dico 8-10 giorni, a volte possono passare anche 15-20-25 giorni prima che abbia accettato tutti i componenti della famiglia. Dal momento in cui si sente abbastanza sicuro e tranquillo comincia la socializzazione all'esterno. Socializzazione all'esterno, guinzaglio, passeggiata al parco, il guinzaglio vi garantisco d'obbligo sia da adulto che poi sia da cucciolo che da adulto, poi al limite ne approfondiamo, però in mezzo ai rumori, in mezzo alle persone, senza che il cane venga mai toccato. Stavo per chiedertelo. Perché? Cioè io faccio solitamente quando mi trovo davanti l'amico, la persona interessata al cane, gli faccio l'esempio più banale possibile. Se io sono in passeggiata a braccetto con la mia compagna, la mia amica, quant'altro, perché chiunque mi deve passare vicino, mi deve spazzolare le mani nei capelli, non nei miei ovviamente, ma della mia compagna? Cioè, che significato ha questo gesto? Ti piace il cane? Bene, lo guardi, però non è che il cane apprezzi le mani di tutti addosso. E ovviamente fa parte anche della famosa socializzazione sbagliata. Anche perché ricordiamoci che il ruolo fondamentale di questi cani è di fare la guardia. Quindi se loro fin da piccoli accettano il contatto, essere toccati da tutti, quando saranno grandi potrebbe capitare che non facciano più la guardia nel modo corretto. Sì, perché accettano tutti, tra virgolette. È una sorta anche quella lì di selezione. Cioè questo mi sta antipatico, gli ringhio, gli vado contro, quello non mi sta antipatico, mi ha sempre accarezzato,
magari gli faccio anche le feste. C'è da dire una cosa, la gente non ha forse ben capito il concetto del vero guardiano, per il semplice motivo, come dicevi tu prima, che è una razza ancora un po' sconosciuta. Quando io invece dico, questo è il funzionamento migliore per un'ottima socializzazione, poi, una volta arrivato l'anno, l'anno e mezzo, il cane, se lo volete portare fuori, lo portate fuori in luoghi molto meno frequentati, assolutamente, anzi consiglierei quasi isolati, dove il cane è tranquillo, dove siete tranquilli voi, per uno dei motivi ancora più importanti, perché oltre che essere un eccellente guardiano della proprietà, della famiglia, delle cose che ci sono intorno a lui, è veramente un grande cane da difesa. Personale. Per cui basterebbe un gesto in consulto nella persona che ti sta incrociando, anche solo un saluto, anche solo... Anche una pacca sulla spalla. No, quella non ci arrivi. quella non ci arrivi, perché già penso che a 2 metri il cane comunque ti sta ringhiando. Ti ha il segnale di stare al suo posto. Pacche sulle spalle, scordiamocele assolutamente. Cioè, quando tante volte noi parliamo del cane da difesa che è stato addestrato e quant'altro, vi dico, è anche buona parte di tutti gli articoli poi che vediamo sulle cronache nere. Cioè, qui abbiamo un cane che di suo ha tutto, va solo gestito bene, conosciuto, rispettato e basta. Certo, qui facciamo un altro gradino ancora. Se voi pretendete di andare su un sito internet, che non voglio fare nomi né niente, puntare il dito, guardare il prezzo alla ricerca del prezzo migliore, più vantaggioso, e gongolarvi per il semplice fatto che avete portato a casa un cane a 200 euro e siete sicuri di avere un gran cane, beh, sinceramente prendete in considerazione le due opzioni. Una, ho portato a casa un cane che probabilmente non vale niente, perché comunque nella selezione dei miei cani ci sono anche quei cani. Due, ho portato a casa un'arma carica che io non so da che parte usare. Per cui, insomma, è un cane che necessita tanto rispetto, certo, tanta attenzione e una buona parte di esperienza. Benissimo, adesso ti interrompo un attimo, Barbara, perché è il momento di, esatto, di lanciare il tempo la pubblicità. Volato, sì. Ma abbiamo ancora davvero tantissimo di cui parlare di questo cane, perché mi piace approfondire le cose nel modo corretto, e abbiamo proprio dedicato una puntata al pastore dell'Asia centrale, perché come dicevamo prima non è ancora conosciuto nel nostro paese, e onde evitare errori vogliamo aiutare le persone, esatto, a fare una informare. Buona scelta. Esatto. A tra poco. Bentornati. Per chi si fosse sintonizzato con noi soltanto ora, vi ricordo che dedichiamo l'intera puntata ad una razza davvero particolare che stiamo iniziando a scoprire. Sto parlando dei pastori dell'Asia centrale. Prima della pausa stavamo parlando del cucciolo. Quindi del cucciolo, come avviene la socializzazione, che abbiamo detto, Roberto, che è un aspetto fondamentale per poi avere un ottimo cane. Proseguiamo pure. Discorso socializzazione, come stavo dicendo prima, è molto importante, già dall'inizio parte dall'allevatore, stabilire tipologie di carattere che possa avere il cane. Premetto che non è legge, per cui se uno che conosce bene la razza, se uno che li sa gestire e che li alleva, già può avere qualche dubbio nella crescita del cane, potete capire anche voi che uno che mette insieme un maschio e una femmina, fa la cucciolata e comincia a svendere cani a destra e a sinistra, sicuramente non ha molte opzioni per capire quale possa essere il carattere poi da adulto. E magari non ha nemmeno voglia di aspettare. No, probabilmente questo non tempo. Gliene frega niente. È solo un business per lui. È solo una questione, ecco, io non volevo pronunciarmi nel discorso business, però alla fin fine, allora, è un po' il voler portare a casa
i soldi spesi eventualmente per i due genitori, è un po' perché oggi come oggi tutto fa guadagno, di conseguenza faccio la cucciolata, so che mi servono 60 giorni, non necessariamente fanno i pedigree, non necessariamente sanno se hanno i cani sani o meno, l'importante è mettere sul mercato i cuccioli che diventano di cattiva gestione a casa. Socializzazione è molto importante, a partire dal fatto che il cane deve essere tranquillo a livello psicologico, non deve essere sgridato, picchiato né quant'altro, per il semplice motivo che sebbene noi siamo convinti che la sberla sul muso, la pacca sul sedere, addirittura chi prende il cane da appartamento, in questo caso non di questo, lo intinge con la testa nella pipì perché così impara, non fa. Cioè, queste qua, signori, sono proprio fandonie nel vero senso della parola. E cerco sempre di portare la gente a ragionare come se queste cose le dovesse provare sulla propria pelle. Cioè, voglio dire, mio padre mi ha educato, sì, con una buona dose di ceffoni, probabilmente quando seriamente me li meritavo, però c'è da dire anche che a livello di intelligenza io riesco a capire il perché. Insomma, l'uomo intelligente, il cane istintivo, per cui una buona dose di sberla è un cane, dal momento in cui tu sei convinto che lui abbia capito il perché gli arrivano. No, vabbè, io premetto invece che è tutto il contrario, l'unica cosa che può succedere e scaturire nel cane è quello di rendere incrino un attimino il rapporto nei tuoi confronti, perché oggi e domani e poi dopodomani il cane comincia a vederti in un modo letteralmente diverso, in un modo letteralmente diverso, finché arriverà una maturità di poter dire: dunque, se io ti sfido ho la possibilità di diventare io il nuovo leader, perché tu fondamentalmente come leader non sei stato mai un granché. Cioè, percosse, sgridato inutilmente, cercato di imporre determinate leggi che assolutamente non hanno significato. Cioè, se io devo vedere un cane obbligato a fare i bisogni dove lo dico io, beh, mi viene da pensare se io avessi in parte uno che ogni volta che ho necessità io mi indica il luogo esclusivamente dove devo andare. Stesso discorso per il cibo. Cioè, sono cani che si sono, nei secoli, si sono nutriti di selvaggina, si sono nutriti cacciando da soli, il buon pasto di crocchette sinceramente non ti mette proprio nell'ottica di essere un gran leader nei confronti del cane. Un'altra cosa molto importante è immaturità. Un cane di carattere piuttosto spinto, la scalata gerarchica prima o poi prova a farla. Scalata gerarchica cosa vuol dire? Vuol dire che, essendo un cane di carattere, potrebbe darsi che nel tempo valuti il fatto di diventare lui il leader di casa. Io l'ho visto fare in modi giocosi, dove riesci a dissuaderlo, guarda, una facilità estrema. E lì facciamo indietro un passo. Se non hai la persona poi che ti dà questi accorgimenti, che ti insegna queste cose, che ti dice: mi raccomando, perché guarda che quando il cane comincerà a diventare adulto, bene o male, potrebbe anche provarci. Cioè, il cane che non gli interessa, va bene, trattato bene, affetto a più non posso, sta bene in famiglia, non ha la necessità di capire se lui l'indomani potrebbe diventare un buon leader. C'è invece il cane che è molto impulsivo, il cane che è molto istintivo, potrebbe provarci. Io l'ho visto nel cane che detengo io personalmente a casa, la maggior parte delle volte lo fanno in una forma giocosa. Ad esempio? Ad esempio, quello che è capitato a me è stato arrivare a casa, lasciare fuori le ciabatte. Quando sono stato dentro nello studio, io ho dimenticato le ciabatte. Cani si sa, la roba fuori automaticamente è sua. Esco, me lo trovo con la ciabatta in bocca. Però vi dico, al contrario di quando era magari cucciolone, 7, 8, 9 mesi, che se la prendeva, cominciava a romperla e tutto quanto, no, me lo sono trovato davanti alla porta dello studio, seduto, che mi fissava, con la ciabatta in bocca.
io li conosco molto bene i miei cani, so come ti guardano, so qual è la sua reazione, per cui la prima cosa che mi è venuta in mente di fare è tornare dentro, chiudere la porta, andare alla credenza, prendere un pezzettino di pane, uscire e mettermi a braccia concerte col mio pezzo di pane in mano. Lui il cane, ha cominciato a fare le cucce alla bocca, ha mollato la ciabatta, mi è arrivato vicino ai piedi e si è accasciato per terra, come dire, boh, va bene, a me il pezzo di pane, io ho lanciato il pane distante 2-3 metri, ho preso sulla ciabatta, boh, basta. Sembra una cavolata, però tu non fai altro che dare dimostrazione di essere tu fondamentalmente il leader migliore. Cioè io sono sicuro che se avessi affrontato il cane di petto, magari anche con un po' di aggressività, prendendogli la ciabatta alla bocca, cercando di portargliela via, io vi garantisco che non dico il morso, però un ringhio di quelli giusti sicuramente sì. Dopo alla fine loro comunque hanno più forza di noi, quindi oserei dire proprio di sì. È una, in quel caso una battaglia persa per noi, se li affrontiamo di petto e con forza. Assolutamente, assolutamente. Ci ricordiamo che vengono via da cani da pastori, cani da difesa, cani da gregge, dove hanno vissuto scontrandosi con i predatori, lupi, orsi, iene, tornando indietro. Cioè, parliamo un po' delle origini di questo cane, perché è davvero molto importante capire la storia per poi comprenderne le attitudini attuali. Allora, un cane innanzitutto che non proviene da una cinofilia moderna, questo presumo ormai sia una cosa ben stabilita, anche se la cinofilia moderna adesso ha messo su un mercato un prototipo di Asia centrale che sinceramente non è il famoso vero Asia centrale di millenni di anni fa. È un cane che nasce prettamente in fianco ai pastori, a difesa dei gregi. Parlando proprio dell'alabai, che adesso scusatemi oltretutto, ma c'è un termine che non, sinceramente in russo non saprei pronunciare, comunque lo giustifica e lo caratterizza proprio come un cane che va prettamente a cacciare i lupi, anche se fondamentalmente lui non nasce come cane cacciatore, ma nasce come cane da gregge. Poi logicamente per forza di cose, per il fatto di avere questo carattere innato, si trasforma anche in un valoroso guerriero nei confronti di lupi e orsi, porta una reputazione molto importante. È un cane che nei miei viaggi ho conosciuto in tanti dei suoi risvolti, dal cane più mite, che però mi dava sempre dei parametri da rispettare, come cane iperaggressivo, magari legato a una catena ai piedi di una yurta, di una tenda di queste qua dei pastori, dove non mi lasciava la possibilità neanche di avvicinarmi. Fondamentalmente appunto nasce come cane da gregge. Poi si sa che i russi si sono impossessati un pochino della razza, l'hanno trasformato un po' nel classico cane da guerra, hanno creato dei molossoidi estremamente, non so se c'è un termine adeguato, comunque l'hanno sgraziato letteralmente. Difatti vediamo specialmente nel Facebook, in internet, cani che superano i 95-100 kg, cani di un garrese di 90, come 100. Come avevi detto tu, loro amano i cani molto grandi, molto imponenti. Sì, con la famosa mania di superiorità ha portato comunque a mischiare queste razze, questa razza nel modo sinceramente sbagliato. Quali sono gli antenati di questo cane? Nel senso, ci sono razze da noi conosciute al giorno d'oggi che si possono trovare in questo cane, diciamo i nonni? Allora, il pastore dell'Asia centrale, e qui vado sicuramente a farmi odiare da qualcun altro, per come viene descritto in milioni di anni fa, è un gran buon meticcio. Poi
ripeto, sinceramente mi voglio far odiare da qualcuno che lo reputa un super campione perché ha una genetica dietro, ma super campione di cosa? Se fondamentalmente i testi scritti, i testi in russo riportati in italiano, se fondamentalmente scrittori di epoche ormai passate l'hanno sempre visto come il classico cane funzionale, snello, agile, possibilmente anche piuttosto magro, proprio perché deve essere inerente a determinato tipo di lavoro, voi ditemi come la genetica precedente possa parlare di campioni. Campioni di cosa? Campioni perché si è mangiato magari 25 lupi invece di 20, mi può stare, ma questo sicuramente non lo certifica su un pedigree. Questi qua sono dei gran buoni meticci. Poi dopo, oh, le parole volano e i fatti anche, per l'amor di Dio. Se c'è una cinofilia moderna, è giusto che ci siano dei campioni, campioni di Expo, campioni di Expo. Ne abbiamo avuto in tantissime razze, tante razze che conosciamo tutti, ci sono dei campioni, però la genetica fondamentalmente si è persa strada facendo, anche perché il buon vecchio cane rustico da pastore non è sicuramente quello che ha fatto una vita a fare le passerelle. Un po' snaturato. Dici che no. Perde, cioè diventa un po' ridicolo forse. Sì, presumo. Ci sono dei soggetti... Cioè, tu è bello, questo cane è bello perché è rozzo, perché vive... È rustico. È rustico, vive in mezzo alla terra, non ha bisogno di un riparo. Se noi, esatto. È molto... ricorda un po' i cani di tanti anni fa. Che non ci sono più per quale motivo? Per il semplice motivo che... come abitudine dell'uomo, ci mette lo zampino e poi... Si perde un po' il sapore di questo cane. Si perde completamente il sapore di questo cane, sinceramente. Ma non perché io non ha... o meglio, probabilmente io non ho cani all'altezza di essere portati in un Expo. E non mi vergogno a dirlo. Anzi, io più i miei sono meticci, più sono rustici, più sono aborigeni... e più sono felice di avere questi cani, perché fondamentalmente, secondo me, è questa la vera e propria purezza del cane. Dopo che sia figlio di un cane pluripremiato, che abbia vinto non so quante competizioni estetiche, di bellezza e quant'altro, sinceramente non me ne frega assolutamente niente. Ecco, qua voglio anche fare una precisazione, perché magari chi ci ascolta da pochi minuti, eccetera, magari non riesce a percepire questa... parte, come posso dire, molto sottile, cioè tu parli di gran meticcioni, però allo stesso tempo i tuoi cani, come hai detto nella prima parte, hanno un pedigree, sono selezionati secondo i tuoi criteri, quindi non sono selezionati a caso. No, assolutamente no. E soprattutto no. Vengono seguiti anche dal punto di vista della salute. Beh, innanzitutto dal punto di vista della salute, che comunque premette una cosa, salute non vuole assolutamente dire... visita settimanale dal veterinario o addirittura al veterinario a casa o per il minimo colpo di tosse del cane portarlo subito in clinica e pensare di gestirlo come ci gestiamo noi. Salute vuol dire che il cane fisicamente deve stare bene, che non deve avere problemi a livello di anche, per cui displasie o quant'altro. Un cane che deve mangiare bene, deve mangiare bene, come ha fatto praticamente negli anni. Cioè non è detto che perché si sia cibato addirittura tante volte di carogne, adesso noi gli dobbiamo dare un'alimentazione di questo genere. È sufficiente alimentarlo un'alimentazione valida, a altissimo contenuto proteico, per cui subito mi fa pensare pollo. Altissimo contenuto proteico mi fa pensare pollo, meno grassi possibile, di modo che non avrò il cane obeso, ma avrò sempre un cane ben stilizzato, bello asciutto e molto agile. Per cui carcassa di pollo con del pane secco, dove io ho l'aggiunta di tantissime proteine e buoni carboidrati, a me è già un'alimentazione più che completa, anche perché comunque, credetemi, non sono cani da crocchette.
cioè io ne ho avuto in gestione e nei filmati l'abbiamo anche visto, ne ho avuto in gestione un paio per una decina di giorni, cani alimentati a crocchette, e vi garantisco che il secondo giorno con l'alimentazione che ho io i miei cani, cioè sinceramente questi cani qua che avevo lì in gestione erano veramente molto felici di essere lì. Ecco, volevo farti una domanda, visto che prima hai detto che comunque è importante la figura del leader e comunque loro devono ambientarsi, nel caso ci siano delle persone che hanno questa razza, devono andare in vacanza, devono assentarsi, tu puoi offrire un supporto di questo tipo? Perché immagino che in una pensione... Allora, la pensione assolutamente, non possano essere portati? Pensione assolutamente no, pensione assolutamente no. Io dico sempre due cose. Che tu abbia un cane piccolo, che tu abbia un cane grande, dal momento in cui ti avvicini a determinata razza, devi essere consapevole che ci sono dei limiti, ci sono dei divieti, tra virgolette. Allora, adottare un cane del genere, un cane prettamente da guardia, e a distanza di un anno e mezzo, due, cederlo ancora all'allevatore, una pensione, vi garantisco che è una cosa molto, molto difficile per entrambi. Io che mi devo innanzitutto allontanare dal mio cane, e l'allevatore o la pensione che deve gestire il mio cane. Siccome che avrà scaturito un'aggressività non indifferente, un carattere bello tosto, non vedo come l'allevatore stesso o la pensione possa dargli 10 giorni di vitto e alloggio con una tranquillità estrema nei confronti del cane per permettersi di poterlo accudire lì una decina di giorni. Ma non esiste assolutamente, anche perché io porto comunque un cane che ha già fatto un carattere, un cane che, come ho detto fino adesso, ha un'aggressività nei confronti delle persone al di fuori della famiglia, per cui vorrebbe dirlo segregarlo in una gabbia per 10 giorni e non poter neanche, per dire, entrare a pulire. Cioè, per cui addio il mio sgambettamento, addio la passeggiata da buona pensione, no. Piuttosto consiglio sempre di farlo socializzare con un parente, un amico, anche addirittura al vicino di casa, che in caso di necessità, una volta al giorno, due volte al giorno, mi dà la pappa, mi dà da mangiare il cane. E invece un'altra domanda sempre relativa alla vita di tutti i giorni. Ad esempio, non lo so, noi abbiamo uno di questi cani che vive con noi, cambiamo domestico, ad esempio, signora delle pulizie, come si fa per fargliela apprezzare, tra virgolette? Allora, come ho detto, c'è il discorso della socializzazione. Come vi ho detto, io ho sempre portato a casa cani adulti, per cui come ho socializzato si io... Si può fare? Sì, sì, si può fare. Cioè non è che uno debba dire, ho la tata o la domestica... Non la devo più cambiare. Questo qua tutto i cani mi tengo... No, assolutamente. Si può far socializzare... E lì subentra ancora il discorso che vi facevo prima: se il cane è stato acquistato da una persona consapevole e che vi sta gestendo durante la crescita del cane, che vi sta seguendo nella crescita del cane, saprà anche come consigliarvi il modo più consono per poter far socializzare una persona nuova in casa. Perché comunque, pertanto che sia un cane, usiamo il termine intelligente, anche l'arrivo di un bambino in famiglia, di un figlio in famiglia, sicuramente sconvolge un attimino un po' qualche l'equilibrio del cane, sconvolge nel senso buono, che comunque è una persona in più che arriva in famiglia. Non dico che bisogna avere 1,5 milioni di attenzioni in particolare, è solo che il cane deve capire che da oggi praticamente c'è una persona in più. Per cui gli faccio conoscere il bambino anche attraverso le sbarre del suo box. Tengo chiuso il cane, mi avvicino, sente il bambino, sente gli odori. Io ad esempio ho avuto un problema con una famiglia che mi ha chiesto non tanto il bambino nato, ma un bambino adottato, per cui un bambino di 8 anni che si è trovato questa nuova esperienza con sto cane
già di 2 anni e mezzo, e mi hanno chiesto logicamente come si poteva far socializzare col bambino in breve tempo possibile. È stato un grosso problema, con l'aiuto dei genitori, cane chiuso nel box, avvicinandosi graduatamente, una volta con un pezzettino di pane, una volta con un pezzettino di carne, parlando spesso e volentieri col cane, ovviamente sempre con una rete di mezzo. Dico, nel giro di 15 giorni, proprietario poi del cane, cominciando con il guinzaglio, farlo uscire, fargli avvicinare il cane al bambino, pian piano, una carezza, finché il cane poi si è ammorbidito nei confronti di questo ragazzino, e la convivenza ad oggi, che sono 2 anni e mezzo che hanno il cane. Cioè, una volta che comunque la persona entra a far parte del suo branco, dopo viene perfettamente accettata. Viene accettata tranquillamente. L'importante è il modo in cui si fa accettare questo nuovo estraneo. L'importante è il modo. Ecco, premetto una cosa. In soggetti, e parlo di soggetti veramente molto spinti, potrebbe capitare, col passare del tempo, che nell'ambito della famiglia qualcuno inconsapevolmente possa sbagliare qualcosa. E io ne ho la testimonianza in parte. E io che sei combinato, Michele? Io ne ho la testimonianza in parte. Ne ho già altrettante di testimonianze, sia con miei cani che con cani di altri allevatori. Però, che io ho toccato con mano, è proprio stato con mio figlio. Cosa è successo? Visto e considerato che tra le cose che consiglio di rispettare tantissimo nei confronti del cane è proprio discorso alimentazione. Allora, la cinofilia moderna, e lo vedo pubblicato su YouTube, lo vedo scritto nei forum, lo sento nella bocca di tanti, il fatto che il cane deve essere consapevole e ti deve dare la possibilità di frugare con le mani nel suo cibo. Cioè, io la trovo una cosa letteralmente sbagliata. Uno, perché ti mette a rischio. Una volta che il cane è adulto, è un gesto da fare che ti mette veramente in serio pericolo. Due, perché fa parte ancora del rispetto che si ha nei confronti dell'animale stesso. Cioè, se io sono seduto a tavola, e anche è mia figlia in parte a me, che senza la mia autorizzazione, o senza perlomeno chiedermi se con la forchetta e non con le mani mi può prelevare qualcosa dal piatto, beh, lo considero un gesto sgarbato, maleducato. Voi pensate il cane, che è istintivo, che vive fondamentalmente per 3 cose, la famiglia, il cibo e l'accoppiamento. Se voi andate a infierire su una di queste 3 cose, beh, credetemi, secondo me mettete un po' a rischio il vostro essere buon leader nei confronti del cane. L'esempio di mio figlio è stato che quando torniamo la sera dall'allevamento, portiamo il cibo anche per quello che abbiamo a casa, in questo caso appunto le carcasse di pollo nel secchio, vuoi per una distrazione, vuoi perché vabbè, un po' di corsa, non lo so, forse non lo sa neanche mio figlio, però ha vuotato le carcasse invece che come al solito mettere la mano nel secchio e metterle nella ciotola del cane. Lui ha vuotato il secchio e invece che scendere quantità giusta per il cane, ne è scesa una in più. Il cane aveva già il muso nella ciotola. Distinto, non l'ho fatto ovviamente apposta. Lui subito ha allungato la mano per tirare via la carcassa in più, il cane gli ha ringhiato forte. Io ho visto cambiare il colore in faccia a mio figlio, ho sentito il ringhio, è stato un buon avviso. È stato un buon avviso. Quindi tu l'hai lasciato lì alla fine? Sì, mi sono girato e l'ho lasciato finire di mangiare. Amici come prima. Poi sì, poi, poi quando aveva finito di mangiare io e sono uscito, il cane è uscito, ho rifatto una coccola, non devi evitare, amici come prima, però lui mi ha avvisato. Ecco, mi ha avvisato. Ci sono dei segnali anche da capire, sì. Parliamo molte volte del linguaggio dei cani, quali sono i segnali per capire che lo stiamo un po' urtando? Sì, decisamente sì, e come ho spiegato anche tante volte, lo scontro un po' che c'è tra una cinofilia così grezza e una cinofilia moderna. Io poco tempo fa,
in un mio gruppo Facebook ho pubblicato l'aggressività nei miei confronti da parte di un mio stallone mentre era nel periodo dell'accoppiamento. Allora, siccome che io sostengo a spada tratta che le tre cose fondamentali per l'eccellente gestione di questo cane è lasciare stare il cibo, non disturbarlo nella monta e le percosse, sono le tre cose fondamentali, ovviamente il discorso accoppiamento è uno di quelli più basilari, cioè lì c'è di mezzo l'istinto, la natura. La natura, ecco, la procreazione. Non c'è problema, ti fermiamo giusto un attimo perché dobbiamo lanciare la seconda pausa pubblicitaria e parliamo dopo di accoppiamento. Per ritornati in studio, vi ricordo che stiamo sempre parlando di questa razza canina così particolare, i pastori dell'Asia centrale. Prima della pausa stavamo parlando con Roberto dell'accoppiamento, che è una fase delicatissima e importantissima nella vita di questi cani, giusto? Decisamente sì, decisamente sì. Consiglio spassionatamente di non disturbare assolutamente quando si preannuncia il calore della femmina e il maschio purtroppo è già pronto per l'accoppiamento. Allora, se vi rendete conto, visto che ci sono comunque 10 giorni di perdite da parte della femmina, se vi rendete conto e riuscite a separare i cani, tutto va bene, tutto sta bene, il maschio si lamenterà un po', però boh, finisce tutto lì. Se purtroppo, come mi è capitato in determinati casi, non riuscite a rendervi conto che la femmina ha passato l'estro, ha passato i 2-3 giorni, dovrebbe essere di preciso 3 giorni di stasi, che comunque anche il maschio non la cerca più, e vi ritrovate la femmina in pieno calore, col maschio già propenso all'accoppiamento, vi garantisco di lasciarli letteralmente stare. Io l'ho sperimentato, l'ho studiato, l'ho vissuto, ho vissuto esperienze, non dico spiacevoli nei miei confronti, ho voluto arrivare fino in fondo per capire come poteva essere la reazione di un maschio adulto nei miei confronti. Nella peggiore delle ipotesi, mi sono trovato il cane di fronte con un'aggressività estrema. Nella migliore delle ipotesi, il cane che già a mo' di sornione mi ringhiava, izzava il pelo, tirava sulla coda, già con me nei paraggi, per cui era proprio sintomo di voler dire stai lontano dal box perché in questo periodo non si entra. Ne ho uno in particolare, che vabbè, senza fare nomi, ne ho uno in particolare che dal momento in cui gli metto la femmina, basta, da lì non si entra più. Gli do da mangiare stando alla recinzione, tollera quei 3-4 secondi, il tempo di prendersi la carcassa e poi sinceramente mi ringhia da subito. Anche la fase del parto è interessante, giusto? Beh, oserei dire che quest'anno ho fatto un'esperienza nuova, per cui è molto interessante anche la fase del parto. Ho fatto un'esperienza nuova perché, ve lo dico sinceramente, quest'anno ho portato a casa un morso da una mia fattrice. Me la son cercata, per cui non è stato un morso di cattiveria scaturito dal niente, né dal nervosismo, né niente. Io ho assistito al parto di questa femmina, ho filmato, fotografato, sono cose che comunque a me toccano molto, per cui mi piace assistere. Diciamo che per una mia leggerezza ho voluto spostare un cucciolo dopo che la madre aveva appena finito di partorirne uno. Ho voluto spostarlo perché non lo so, volevo tirarlo solo vicino alla madre e la madre d'istinto è partita. Mi ha pizzicato
Non mi ha fatto malissimo, mi ha forato, ho sentito il dolore pochi minuti, poi boh, io tranquillo sono uscito dalla cuccia, sono uscito dal box, ho lasciato stare la femmina che comunque mi accettava col cibo fino a 2-3 metri dalla cuccia dove aveva partorito e poi a suon di ringhi mi allontanava, appena il tempo di appoggiare il cibo per terra poi lei mi allontanava subito. Un'altra esperienza l'ho avuto con una fattrice che addirittura nel parto non mi ha concesso nemmeno di entrare nel box. Allora, qui potremmo vederla in due modi. È squilibrio del cane o del padrone. O è invasione del padrone. O è invasione da parte mia. Perché la gente come la pensa? La cinofilia moderna come la pensa? Ecco, ha morsicato, è un cane aggressivo e squilibrato. È uno. Apprezza, tra virgolette, la cinofilia moderna, che io prenda il maschio, l'altro prenda la femmina e faccia fare la classica monta pilotata. Allora, è più apprezzabile vedere in natura cosa succede o aver snaturato talmente tanto un animale da doverlo aiutare in un atto normalissimo che dovrebbe essere proprio parte della normalità, perché comunque la procreazione è parte della natura. Gli animali a livello istintivo sanno già come comportarsi, le madri sanno come partorire, le madri selezionano i cuccioli appena nati, c'è la madre che addirittura se lo potrebbe mangiare, c'è la madre che se lo prende, se lo porta fuori, lo allontana da dove ha partorito. Cioè, secondo me è più snaturato vedere un accoppiamento fatto a mano che piuttosto una cosa naturale dove il cane a un certo punto mi dica: bene, questa è la mia privacy, adesso vai, adesso te ne vai. Per cui io accetto di ben grado anche il morso, ma anche il ring, ma anche la femmina che non mi fa entrare nel box. Perché non mi fa entrare nel box? E per quanti giorni non mi fa entrare nel box? Innanzitutto non mi fa entrare perché quella è la sua gravidanza, quello è il suo parto, quello sono i suoi figli. Specialmente per una primipara che anche lei non è ben consapevole di quello che sta succedendo. Lui non mi fa entrare per 3-4 giorni finché la situazione non si è un po' stabilizzata. Se io poi con i dovuti modi entro nel box, mi avvicino, la femmina si lascia coccolare, mi concede tutto quello che voglio, oh, basta, fine. Lo stesso rapporto che avevamo prima. Piccolo discorso che ci sta, purtroppo i tempi sono quelli televisivi, ma ci sarebbe veramente tantissimo da dire. Attualmente hai visto dei buoni soggetti in Romania e Transilvania. Sì. Vuoi raccontarci della tua esperienza lì proprio sul posto? Allora, lì ci sono dei buoni soggetti, perché anche lì la pastorizia è ancora a altissimi livelli. E diciamo che questi pastori qua hanno fatto una selezione non indifferente. Non te lo posso chiamare classico pastore dell'Asia centrale, però anche questo te lo chiamo classico meticcione. Per cui, voglio dire, se è un meticcio in Transilvania o in Romania, è un meticcio anche quello che comunque arriva dall'Asia centrale. Devo dirti che ho visto dei grandissimi soggetti, sia nella guardia, e sia guardia, tra virgolette, all'abitazione, nei confronti dell'intruso e quant'altro, ma ho visto anche lavorare veramente molto bene i cani nella pastorizia. Cioè, io ho visto come si comporta la femmina, come si comporta il branco. Ecco, raccontaci, perché è davvero molto interessante. Beh, è piacevole arrivare dal momento in cui sembri ben accetto, tutti i cani lì fermi, tranquilli, il pastore che apre praticamente i recinti, porta fuori dall'ovile il suo gregge di pecore e tu, la tua bella telecamerina o macchina fotografica, che dici: parto, seguo il pastore, solo che c'è un piccolo problema. Praticamente il branco di cani da pastore comincia a diradarsi un attimino.
e tu vedi che uno ti si siede a 8-10 metri e non ti dà più la possibilità di proseguire, finché da lui all'altro cane non sono passati tot metri per tenere a bada il gregge. Solitamente c'è una femmina sola che è considerata più avvisatrice, comunque l'istinto a livello olfattivo, a livello uditivo, superiore al maschio, per cui è quella che parte prima, avvisa, poi a un certo punto si ferma, il branco la raggiunge, tante volte gli ringhia, nonché mordendola per farla andare via, perché comunque lei non è portata per lo scontro fisico, o meglio, è il maschio che deve fare il lavoro sporco. Ma questo lavoro di gruppo è bellissimo da vedere, bellissimo perché sei convinto di poter permetterti tutto, e invece proprio a tappe vieni gestito dai cani. Vieni gestito dai cani perché ti concedono finché ne han voglia loro. Dal momento in cui tu diventi, oserei dire, un pericolo per il gregge, ci sono dei limiti che non si possono superare. No, assolutamente. Come delle linee invisibili. Ci sono delle famose linee, quello che ho sempre sostenuto io, che per il cane ci sono delle linee invisibili che tu non puoi assolutamente oltrepassare. Tu ti fermi lì e il cane, Ho provato un paio di volte a voler cedere, ma vi garantisco che grazie alla presenza del pastore ho evitato il morso tranquillamente, solo perché c'era il pastore. Sei un temerario, capito che diciamo vuoi sperimentare. Che mi piace capire fino in fondo quali sono le situazioni reali. Invece, tornando qua da noi, sono cani, nella gestione di tutti i giorni, sono cani che una famiglia può inserire anche all'interno di un branco già esistente di altri cani, che possono essere di altre razze o meticci? Allora, ti dico, un po' sì, un po' no. Ci sono accoppiamenti e accoppiamenti, nel senso che parte un po' tutto dai genitori, dallo stallone e dalla fattrice. Conoscendoli ovviamente a fondo, sai come si rapportano con gli altri animali, di conseguenza deduci che possano anche trasmettere più o meno affidabilità nella prole. Ho visto soggetti, oserei dire, impossibili a farli socializzare con altri animali, come ho visto soggetti essere consegnati anche all'anno e mezzo, due, a guardia, non lo so, di un maneggio, di capre, di galline. È di recente, ad esempio, che ho ceduto una femmina di 7-8 mesi, a distanza di 2 mesi e mezzo ho ricevuto da questo carissimo amico un video dove praticamente la femmina dentro nel pollaio stava cacciando via una volpe. Lui abita ai piedi di un bosco, è bellissimo perché, voglio dire, il mio cane che si nutre di carcasse di pollo a guardia di un pollaio e si avventa contro una volpe, cioè niente di più eclatante, tanto più che questa mia cucciolona qua dorme al cancello del pollaio, cioè ha un box, ha una cuccia, più che dire la cuccia, se dico cuccia probabilmente il mio amico si offende, gli ha fatto una casina per i bambini con dentro i cuscinoni e quant'altro, e lui, il mio cane, sta al cancello del pollaio. Per cui è fattibile, fa parte sempre comunque della socializzazione. Premetto, è un cane che vediamo generalmente, che comunque questo maschio è la prima volta che ha visto la cucciola. E vediamo che sono seduti vicini e non è successo niente. Ovviamente è un ambiente, come hai già detto all'inizio. È l'ambiente che fa però tanto. Se fosse aggressivo rispetto agli altri cani, no, sicuramente comunque non si fa intimorire dall'ambiente. Assolutamente. Comunque anche chi mi ha un po' contraddito in queste discussioni, ho smentito subito determinate contraddizioni pubblicando alcuni miei soggetti che tu hai visto là direttamente in allevamento, dei più aggressivi, convivere tranquillamente con cuccioli di 2, 3, 4, 5 e 6 mesi. Per cui vuol dire che di equilibrio anche in quel senso lì ce n'è veramente tanto. È logico che quando cominciano a trovarsi due soggetti abbastanza adulti, cioè
Fondamentalmente ci sono. Ecco, raccontaci anche proprio esempi che ti sono capitati di tuoi clienti che magari hanno portato a casa prima un maschio o prima una femmina e poi hanno inserito un altro esemplare di pastore. Allora, cosa che io consiglio e non solitamente per chi vuole fare la prima esperienza, parte con l'idea della femmina. Parte con l'idea della femmina perché la vede più morbida, vede più affettuosa nei confronti della famiglia, per cui si sentono più tranquilli. Poi tu hai visto alcune mie femmine, a me la tranquillità cade subito. Però, vabbè, partono col presupposto di essere più tranquilli, per cui... E tu stesso consigli la femmina o...? Ma guarda, lì dipende un attimino, Da chi ti trovi davanti. E da cosa vogliono fondamentalmente. Se io mi trovo una persona abbastanza decisa, con polso, insomma che mi ispira anche fiducia e vuole un eccellente cane da guardia, gli consiglio quasi da subito il maschio, perché comunque è sempre una marcia in più. Anche se poi abbiamo appunto visto femmine molto aggressive. Però generalmente cerco di stare sul maschio se ha delle esigenze un po' particolari. Cedendo una femmina c'è un pochino il lato oscuro della medaglia, che la femmina onestamente in fase un pochino più adulta, vedi passato l'anno e mezzo, non è che accetti poi di buon grado il maschio. Per quale motivo? Sebbene io consegni un cucciolo, un cucciolotto, la femmina come lo vede? Lo vede come quello che tra un po' intraprenderà la scalata gerarchica, che la vuole sottomettere, saranno botte da orbi e lì la sua sopravvivenza in questa famiglia non sarà poi più tranquilla come prima. Per cui l'impatto non è decisamente morbido. Io ho avuto amici che mi hanno telefonato anche a mezzanotte, l'una, Roberto sono disperato, io aspettami te lo riporto. Una serie di consigli, cercando sempre di tranquillizzare la persona, perché fondamentalmente non arrivano a farsi male a tal punto da uccidersi. Quello è tutto un altro discorso, quello sono altre politiche. Però si fanno male, a volte si è dovuto intervenire magari con qualche punto di sutura, un po' di antibiotico. Però solitamente lo scontro prosegue arrivando ai 9, 10, 11 mesi. Giusto ieri sera proprio parlavo con un carissimo amico di Roma a cui avevo ceduto una femmina veramente molto spinta e che a distanza di un anno che aveva questa femmina gli ho ceduto un cucciolone di 3 mesi. Tutt'oggi il cucciolone ha 11 mesi e mezzo e è quasi alla fine della sottomissione. Ieri sera questo mio amico mi ha girato un video, vi garantisco che insomma era di certo effetto. Il maschio ha cominciato le prime reazioni per capire se è già nelle condizioni di poter sfidare e buttare giù dal trono la femmina. Secondo me nel giro adesso di 15-20 giorni potrebbe riuscirci. C'è passaggio di potere. C'è passaggio di potere. Quindi sono situazioni che non tutti sanno gestire, ci si può anche spaventare molto? Direi di sì. Non si capisce che è se una cosa naturale, esatto. Si spaventa realmente tanto. Io ad esempio, se devo fare un accoppiamento, vi garantisco che vedere i miei cani a litigare è cosa che mi dà alquanto fastidio, perché solitamente mi dispiace molto per la femmina perché è quella che subisce, per cui mi dispiace molto, anche se so che è una cosa naturale, so che in natura ci sta, come ci sta il combattimento tra un maschio e un maschio, tra due alfa per il fatto di diventare leader e quant'altro. A volte cerco di prendere un po' le difensive della femmina, magari prendendo la canna dell'acqua, schizzandogli un pochino in faccia per calmare e smorzare un po' i bollenti spiriti. A volte dico, purtroppo in natura ci sta, e se io sinceramente apprezzo la loro rusticità in tutto e per tutto, bisogna apprezzare, devo accettare anche determinate situazioni. Per quanto riguarda la recinzione,
è consigliata una recinzione abbastanza robusta, perché abbiamo visto che comunque loro spingono veramente tanto quelle sì. zampe. Insomma, già è un cane abbastanza massiccio, un cane che già una mole non indifferente, per cui la classica recinzione plastificata la sconsiglio. E adesso ci sono delle buone recinzioni, belle robuste. Per l'altezza consiglio sempre comunque un minimo del 1,80 m, non inferiore, perché allora teoricamente il cane lavora molto bene nel suo territorio. Ecco, facciamo anche un attimo una distinzione, perché spesso per i cani si parla di territorialità. Sì. In questo caso è molto accentuata la possessività, che è ben diverso. È ben diverso. Allora, a livello, parlando dell'Asia centrale è diverso, parlando di un cane territoriale, vuol dire che chiunque sia l'intruso che varca il territorio di un buon cane da guardia, logicamente fa un torto veramente molto grande nei confronti del cane, perché il cane il territorio se lo sente letteralmente suo da vivere, suo dove mangia, suo dove farà eventuale accoppiamento e suo dove c'è la famiglia da difendere, per cui abbiamo già una sorta di motivi più che abbondanti per fargli scaturire in lui una reazione all'aggressività nei confronti dell'intruso. Un cane possessivo non definirei pastore dell'Asia centrale il classico cane possessivo, per il semplice motivo che comunque ti concede tanto. Nel territorio ci vivi con lui, ci vivi tranquillamente. Una invece delle cose che tengo a dire è che quando vuoi far vivere un cane del genere al tuo stesso livello, per cui portandolo in casa, mettendolo sul divano, fallo vivere come vivi tu, è logico che in piena maturità lui potrebbe ragionare come ragioni tu, del tipo: io leader, io proprietario di casa, sto sul mio divano e tu adesso esci. Lui potrebbe fare lo stesso discorso. Io proprietario del mio divano, tu adesso proprietario di casa, te ne prendi e te ne esci. Io ho visto situazioni, addirittura avevo fatto un filmato con un Labrador, voglio dire il Labrador, considerato il classico cane dei bambini, che però io ho visto mordere la proprietaria di casa. Perché? Perché a un certo punto è arrivato il divano nuovo, tu sul divano nuovo non ci vai più. E allora io dico, ma non è possibile farli vivere prettamente da cani, che probabilmente loro campano un pochino di più, stanno un pochino meglio, avranno meno problemi fisici? Cioè, io penso che sia più fattibile una cosa del genere che poi in un futuro avere sinceramente dei grossi problemi. Anche perché voi pensate che se lui è un cane territoriale e vive nel suo territorio, che può essere quello esterno, a farlo vivere in casa cos'è che gli fa pensare? Che lui alla fin fine è a pari livello di voi, per cui voi non siete più il suo vero e proprio leader, lui è a pari vostro. Per cui, signori, un cane di forte carattere potrebbe succedere, come al mio amico Fiorentino, che a un certo punto ti chiama e ti dice: oggi per andare al lavoro esco dalla finestra della camera da letto, salgo sulla tettoia, vado in garage e stasera non lo so, mi farò prestare la scala al mio vicino. Insomma. Certo. Poi io questo cane alla fin fine l'ho portato a casa, non era un cane mio allevamento, non era un mio cane, l'ho portato a casa, mi sono serviti 10-12 giorni di socializzazione nei miei confronti. È un cane adesso che gestisco benissimo, è un gran cane. Per cui nulla è impossibile, è molto facile sbagliare. Ecco, ti ho interrotto prima sulla recinzione, che stavi consigliando il tipo di recinzione, e anche l'altezza è molto importante. Allora, l'altezza non meno del 1,80 m. Perché comunque il cane, li vedete, sono sì, ben, comunque quando si alzano in piedi, io sono alto 1,74 m, 1,75 m, era più alto di me. Sì. Quindi per cui 1,80 m
è esplicito, è robusta, tanti che per economizzare, per dire, prende delle reti elettrosaldate da cantiere, da edilizia, è già comunque una rete piuttosto robusta. Oppure, vabbè, adesso ci sono dei pannelli in commercio, sia elettrosaldati, che sia zincati, che plastificati, che comunque sono eccellenti, sono robusti. Mediamente per un box medio, un 4x3, un 5x4, con 300-400 euro uno riesce anche a gestirsi un buon box. Ecco, per la gestione... Che è indispensabile. Ecco, esatto. Che è indispensabile, cioè non è che, ma no, lascio libero il cane, tanto poi se entra qualcuno tengo io fermo il cane, oppure ci sono io, il cane sta... No, no. Il cane ogni qualvolta che entra qualcuno dal cancello, qualche minuto prima va ritirato. Che noi vogliamo che entri questa persona. Assolutamente, certo. Cioè un parente, un amico, una che persona. Che ovviamente non siamo sicuri che il cane può averlo accettato. Esatto, chiamiamolo un intruso, certo. Per il cane. Una persona con cui non ha socializzato, il cane va preso, va portato nel box. Un box sicuro, come abbiamo detto. Un box detto. Molto sicuro, un box molto sicuro. Possibilmente in una posizione dove anche il cane possa vedere comunque la gente che va e esce dalla proprietà. Anzi, è molto importante questo, proprio perché tiene sempre il cane molto attento, molto vigile e poi gli forma un determinato carattere. Dal momento in cui siete sicuri che non deve più entrare nessuno nella proprietà, vuoi perché è sera, vuoi perché comunque... non aspettate nessuno, liberate il cane e lo lasciate libero per la proprietà. Comunque anche per il resto della proprietà è consigliata una recinzione sempre alta e robusta, come dicevi prima. Sì, sì. Come vi ho detto, lui tendenzialmente non ha la necessità di venire fuori a prenderti. Lui lo sconto principale ce l'ha perché ti considera una minaccia per il suo territorio. Per cui... Ho visto anche situazioni di recinzione veramente molto irrisorie, dove comunque il cane ha sempre fatto il suo lavoro. Poi non tutti i cani, come hai visto, tipo i miei, si aggrappano alla recinzione, la mordono. Beh, i miei sono forse un po' eccessivi. Però una buona parte di veri cani da guardia questa reazione ce l'hanno. Ecco, gestione quotidiana... Ci hai spiegato prima l'alimentazione che prediligi l'alimentazione che cibo crudo, ecco, pollame. Io vabbè, solitamente vado nei macelli, mi faccio dare delle carcasse fresche che congelo, sai, famose cariche batteriche e quant'altro, me le congelo, scongelo le porzioni che mi servono. Più o meno quanto mangia un cane? Mediamente un adulto gli do due carcasse di pollo per un peso complessivo di 450-500 grammi e un pane e mezzo e anche lì come peso saremo intorno ai 160-170 grammi. Uso del fioccato d'orzo tostato nella stagione calda perché rinfresca molto lo stomaco del cane e poi inserisco frutta e verdura periodo estivo che li rinfresca, è apprezzato. Dopo logicamente io so di privati che si sbizzarriscono, oggi lo yogurt, domani il cucchiaino di olio di fegato di merluzzo, poi, signori, questi sono cani rustici, e là nelle loro terre d'origine lo yogurt non lo mangia il pastore, l'uovo lo vedono in televisione, se hanno la televisione, che comunque non ce l'hanno, per cui non andiamoci a complicarci la vita inutilmente, alla fin fine queste sono un po' nostre fobie. Lui, tu hai visto i miei cani, sono belli, belli, tra virgolette, sono sani, sono rustici, agili, non gli manca niente, non soffrono la fame, sono cani ben piazzati, per cui io penso che il minimo della... Ecco, sono contro le crocchette, letteralmente. Due domande. Allora, prima una curiosità che è davvero divertente. Per far capire quanto sono rustici questi cani, tu non li lavi mai, ma si lavano da soli. Decidono loro quando lavarsi. C'è sempre il testimone mio figlio, noi neanche a casa, non l'ho mai lavato. Mai tanto lavato più per dirti, proprio sul discorso lavare il cane. Quanto tempo è che non piove? Un mese e mezzo? Sì, due? Certo. Mesetto.
io questo l'acqua non la, per conto mio non l'ha mai vista. Si è lavato l'ultima volta che ha piovuto. Quindi loro quando piove vanno alla pioggia? Quando piove loro vanno sotto 5 minuti, poi si scuotono bene, poi si ruzzolano nella ghiaia, in quel modo si spazzolano anche da soli, poi si grattano, si muovono, si girano. Boh, cane pulito e lavato. Voglio dire, non è un discorso di essere difficile da gestire per il discorso lavare un po'. Cioè, perché se uno vuole lo può anche lavare con la canna, volendo. Metti lì, con la, se lo apprezza. Se perché vuole. Comunque, bisogna anche chiedergli il comunque, parere. Comunque, non tutti i cani, non tutti i pastori dell'Asia apprezzano. No, non tutti amano l'acqua. Allora, io col mio a casa ci gioco, lo spruzzo d'estate, lui gli piace, vabbè, poi mi avrà mangiato chilometri e chilometri di canna dell'acqua, per cui niente. Ne ho alcuni che sono intolleranti all'acqua, proprio quando io vado addirittura per riempire il secchio dell'acqua da bere, tu in parte non lo vedi più, dopo quando ho finito arriva. E poi ti dirò di più, se arriva a specchiarsi dentro il riflesso dell'acqua, già è titubante nel bere. Non è che abbiamo trovato un modo per i ladri per farli entrare in casa, no scherzo. E io sconsiglio anche di mettersi a lavarli con dei gran prodotti, perché comunque lavare il cane mi fa pensare un attimino a prendere la mia carta d'identità e buttarla in lavatrice. Cioè nessuno non ci pensa, ma secondo voi i cani come si riconoscono, come si gestiscono? Ah, fin fine è questione di odore. Con il loro odore, certo. Questione di odore. Certo che se io mi metto lì Chanel numero 5 oggi perché lo devo portare in giro in paese, domani non lo so, metterò Trussardi perché voglio portarlo a fare la passeggiata, cioè il mio cane non puzza. Ma hai mai pensato magari che una serie di alimentazione sbagliata, il fegato in disordine, vada a incidere sulla sudorazione del cane, di conseguenza quello che ristagna nel sottopelo e possa essere quello che fa puzzare il cane? Io sinceramente, io ho affinità con i miei cani al punto che li abbraccio, mi lascio leccare, non ho... L'abbiamo visto ecco, prima non ho proprio... Ma ci sono stati alcuni cani, non di mia proprietà, Dio santo, ti vengono vicino con la bocca, puzza, hanno un alito che è atroce. Mai pensato magari che sia certo l'alimentazione, però poi indubbiamente andiamo su tanti altri discorsi più pesanti. Che non ultima è... cosa, perché abbiamo veramente esaurito esatto, il nostro siamo già tempo, oltre. Veramente pochi secondi, discorso polpette avvelenati, bocconi avvelenati che vengono spesso utilizzati dai ladri per entrare nelle nostre case. Allora, io come mio caro amico l'abbiamo sempre visto un po' come la leggenda dei bar, la classica leggenda da bar. Allora, partiamo dallo spray narcotizzante, mi piace di più perché è più veloce. Spray narcotizzante, se ci fosse veramente uno spray narcotizzante, il primo ad averlo sarei io, oppure il veterinario. Per quale motivo? Se io ti devo portare un cane adulto, queste dimensioni, oltretutto aggressivo, una spruzzatina sul naso in allevamento, poi me lo carico con mio figlio e lo porto al veterinario. Per cui, se tu domani mattina ti alzi e avevi il tuo grandissimo, qualificatissimo figlio di campioni che sta dormendo là vicino al box e hai la casa vuota, non pensare che ti abbiano narcotizzato il cane. No, pensa che il cane ha fatto il suo dovere, ha dormito. Se è riuscito, ha aperto lui il cancello e ti ha fatto entrare gli intrusi, se è andata bene, è andata così, il cane non ha fatto niente e tutto sta bene. Ovviamente tu cos'è che puoi dire? Siccome che ieri hai elogiato il tuo cane come il top della guardia, il top della difesa, non è che ti resta poi tanto, no, da raccontare in giro. Guarda, ci hanno narcotizzato tutti in casa, cane compreso. Non ha fatto la guardia, basta. Perché anche quelli che mi dicono, ma guarda che se anche il mio cane fosse iperaggressivo e si aggrappa alla recinzione, io sì, ho capito, però il cane iperaggressivo ha già cominciato 50 o 100 metri prima ad avvisare che sta arrivando qualcuno. E siccome che conosco, perlomeno io, conosco molto bene la tipologia di abbaio del mio cane, come lo conosce il mio carissimo amico vicino di casa, a 4 case distanti dalla mia, che mi dice, in base a come abbaia il tuo cane,
io apro o meno le tende alla finestra e vado a vedere, perché so che in base al suo abbaio so se c'è qualcuno di forestiero o meno. Polpette avvelenate, con un altro mio carissimo amico, stiamo adesso studiando in questo periodo qua come svezzare un pochino magari il cucciolo o cucciolone dal mangiare quel qualcosa che possa trovare, che è abbastanza una cosa, oserei dire, inutile, perché comunque per la frugalità di questo cane tutto quello che trova per terra lui spazzola, non gli interessa niente. Polpette avvelenate, sì, esistono, abbiamo già sentito tanti casi di avvelenamento, però credetemi, non sono prettamente inerenti al discorso furti in abitazioni. Per quale motivo? Allora, io dovrei, se io mi devo calare nei panni del ladro, parliamo di ladri di polli, lasciamo stare i professionisti, che sapete bene che non c'entra più neanche il cane, perché un professionista, se ti prende di mira, primo è perché sa cosa deve venire a rubare, poi non gli interessa né il cane né niente, probabilmente arriva dal cane col silenziatore, gli spara, sì, e il cane non serve più niente. Qui parliamo di ladri di furti attuali, che forse sono i peggiori, perché tra virgolette il professionista probabilmente non ti mette neanche le mani addosso. Adesso, oggi come oggi, con tutto quello che sentiamo in giro, allora io dovrei essere famoso ladro di polli, girare con le polpette avvelenate in tasca, arrivare al cancello, buttare la polpetta, aspettare che il veleno faccia effetto, magari mi siedo lì fuori, aspetto, quando vedo che il cane barcolla, tra l'altro decido di scavalcare e entrare. Premesso che un buon veleno comunque fino alle 36-40 ore non faccia un effetto così catastrofico da buttarmi giù il cane. Premetto che nell'arco di 5-6 ore qualcuno prima o poi si alzerà a vedere, magari anche se il cane l'ha sentito abbaiare, ma ipotizziamo anche di passare tutta la notte tranquillo perché io ho un sonno veramente potente, il cane innanzitutto non me l'hanno abbattuto nelle 5-6 ore, ha fatto un gran lavoro ugualmente, perché dal momento in cui tu sei davanti al mio cancello, lui la polpetta intanto non se la mangia. Lui comincerà a pensarci, se è di suo gradimento, quando tu cominci a essere a 100-200 metri di distanza da casa mia. Ammesso e concesso, cosa non improbabile, che lui si mangi la polpetta, cioè io al mattino dopo, bene o male, vedo il cane, vedo che magari c'è anche solo un po' di bava bianca, o solo il cane che non sta bene come poteva stare bene ieri. Teoricamente, per fare una cosa veloce, se si ha la paura di un avvelenamento, prendi, porti il cane in clinica e buon. Io ho sopperito a un discorso del genere, non per un tentativo di furto, ma per un avvelenamento dato da raticidi, con del sale grosso, facendo vomitare il cane. Addirittura, ma ho sentito anche che ha funzionato acqua ossigenata, spari l'acqua ossigenata in bocca e aiuta il col cane discorso a schiuma, a lo induce a vomitare. Sale funziona, penso, ancora di più. Penso che faccia un effetto ancora più immediato, perché comunque prendi una manciata di sale, gliela butti in bocca al cane, ha subito l'istinto al vomito, e poi premonisciti di avere in casa dell'aspirina K, che è la migliore per un discorso. È l'antidoto, certo. L'antidoto migliore per un discorso di avvelenamento da latticidi. Va bene, purtroppo abbiamo veramente superato i minuti a disposizione, ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo cane, magari se avrete voglia tornerete in studio di nuovo con noi. Quindi ringraziamo davvero Roberto e Michele Paroli dell'allevamento Guardagni del Naviglio di Isorella in provincia di Brescia per averci permesso di conoscere questa razza. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. E ovviamente noi ci ritroviamo la settimana prossima con Cani Gatti e Compagnia. Arrivederci. Arrivederci.